Ieri sera al bar centrale hanno detto, e non faccio nomi, che contro il Guastalla basterebbe un pareggio. Un caso! Oh, statemi tutti bene attenti. Io voglio che la Borgorosso Football Club, questa squadra che io ho sollevato dalla merda della categoria dilettanti fino alla soglia della promozione, entri a testa alta nella categoria superiore. Abbiamo solo due partite, tutte e due fuori casa, in terra nemica. Dobbiamo vincere, ad ogni costo, anche a costo sbreghe. State attenti e ricordatevi che quelli del Guastalla non sono dal Burdeli. Perciò niente storie, niente tattiche di attesa, niente fugnette. Vincere! Cosa c'ha? Ma siete matti! Ma cos'è la vostra frenesia? Dottore! Ma perché vi siete fermati? Ma Sorrenti, venga qua! Cosa succede? Cosa c'è, imbecilli? Il presidente si è sentito male! Il presidente, ma cosa succede? Avevo detto di restare a casa quel pestone! Signore mio Dio! Descenda super boss in mani a sempre! Permesso? Sono Benito. Oh, caro Benito. Permette, monsignore? Ero in tipografia. A parer mio, il primo foglio della serie Sacerdozio ha un colore troppo acceso e troppo forte. Se permette, io vorrei bruciarlo perché non vada in mano di qualche speculatore. Bravo, Benito. Brucia, brucia. Ma accomodati, stai pure. Non è di questo che ti volevo parlare. Ti ricordi di Don Ragazzoni? Ah, già, già. Tu hai lasciato la Romagna che Don Ragazzoni non aveva ancora preso gli ordini. 30 anni fa partì da Borgorosso di Romagna, il borgo natio di... E tuo padre? Sono 30 anni che non vedi anche lui? È dal 46 che non lo vedo, monsignore. Quando avevo la scarlattina, me lo ricordo vagamente perché avevo la febbre alta e lui si fermò pochi minuti per non incontrare mia madre. Lo sa che mia madre Benito, e mio padre... Benito, è giunto il momento di dimenticare certi malintesi. Non sono malintesi, monsignore, ma dei fatti concreti. I torti di mio padre, io non li posso dimenticare. Benito, pochi minuti fa mi ha telefonato Don Ragazzoni per dirmi che tuo padre è stato colpito da un infarto. Non è la prima volta. Però forse potrebbe essere l'ultima. E in questo momento il tuo preciso dovere di figlio e di cristiano, il tuo posto, è di stare accanto a lui. E devi convincere anche tua madre ad accompagnarti, figliolo. Io posso anche dimenticare i torti subiti. Ma mia madre no. E sono sicuro che lei non metterà più piede in quella casa, dove è stata tanto offesa e umiliata. Se non ti sbrighi, cretino, quella vacca si frega anche le lenzuola. Le devo? 4.900, dottore. Va bene. Mamma, 4.900. Grazie, dottore. Tenga pure. Grazie. Ciao, caro. Buongiorno, dottore. L'animaccia tua, ci vengo pure dal Vaticano, ci vengono. Ma che, gli hai lasciato le 100 lire? Mamma, sono andate nel tombino. Ah, si paga?
Vedi? Quello è il monumento all'eroe Barak. Ah, sì, lo so, mamma. Mi ricordo, era nei quaderni di scuola, mamma. Fiorente la campagna qui, vero, mamma? La frutta è meravigliosa. Infatti, la buttano. Sono chilometri che facciamo, mamma. Non abbiamo trovato un cane. Davvero? Nessuno? Non un cristiano? Ma dove saranno tutti, mamma? Ma, e chi lo sa? Dov'è la gente? Hai ragione. Ci sarà un'epidemia. Ecco, siamo arrivati. Questo è Borgo Rosso. Ah, anche questo è un paese deserto. Ma dove si saranno intanati tutti, mamma? Ma... Camillo Fornaciari. Chi era, mamma? Il bisnonno rivoluzionario. Mamma! Permesso? Permesso? Ehi, di casa! Il vecchio studio del papà. Sai, mamma, non lo ricordavo a pian terreno. Mamma! 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 Ma qui non c'è nessuno. Forse l'avranno portata all'ospedale, oppure Don Ragazzoni ha esagerato. Mancherebbe anche questa, che sia guarito. Sai, mamma, che la casa non la ricordavo mica così grande, bella, calda, accogliente. Odio questa casa. Il babbo, mamma. Sì. E che cos'è? Una salumeria? Disgustoso. Dici? Non c'è nessuno? Permesso? Senti che odorino. Mamma! Ma che fai? Sfido che gli vengono gli infarti. Guarda che salama da su. Ma non ti vergogni? Scipione? C'è qualcuno, mamma? Oh, Scipione! Ah, scusi, reverendo. Dica! Ma signora Amelia, cara, lasci stare. Ma allora tu sei Benito? Sì. Non ti ricordi di me, Benito? Sono Don Ragazzoni, Benito! Ah, caro Don Amleto. Che piacere rivederti. Assomigli moltissimo a tuo padre, sai. Meno male che sei dovuto in tempo, meno male. Ma dov'è? Di sopra, purtroppo, pure che questa volta sia la volta buona, sai. Io volevo, Benito, che voi faceste la pace. Tuo padre è un bravo uomo, per fortuna che siete arrivati in tempo. Gliel'avevamo detto di starsene buono. Ma è molto grave. Purtroppo, figliolo mio, tuo padre è il cuore stanco degli uomini passionali. Oh, Scipione, come andegna? Male, sempre 1-0. Boia la vigliacca. Che c'è? C'è che stiamo perdendo, c'è. Ma chi saranno? Ma la moglie e il figlio. A destra, signore. Benito. Benito. Vieni. Siamo ormai il provino. Certo, la casa dopo tanti anni. La stalla continua a condurre per una vita. Se permettete, vi faccio strada. Scusate. Da questa parte. Cos'è? Ecco, torno in cronaca. E perché? Ma allora sto proprio male se è arrivata la cornacchia. Non muoverti. Il tuo posto è qui. Signora Amelia, per l'amor di Dio, ma dove va? Ma non l'ha vista? Quella svergognata! Sì, l'ho vista, ma le sembra proprio questo il momento, scusi. Mi meraviglio di lei, ma che dice? Torno dopo 30 anni e la trovo ancora lì. Come? Ma...
Ma quella non è la Dalgisa. Ma no, la Dalgisa poveretta è morta da tanto di quel tempo. È stato l'anno che la Fiorentina ha vinto il campionato per la prima volta, si figuri. Quella lì, l'Erminia, la nipote. Scusi un momento. Pronto, con chi parlo? Ah, sei tu, Pasolini, dimmi. Voglia d'una miseria. Sai El? Niente, cosa vuol che ci sia? Non fai gesuita. Cos'è che gli assicè? Oh, ammassa il celerino a pareggiare. No. Mi ha telefonato Pasolini adesso e mancano pochi minuti alla fine. Porca miseria. Insomma. Se non pareggiamo, siamo fottuti. Addio promozione. Erminia. Sì. Di Eclen Bazzelli dell'allenatore, di far uscire Giorgetti il secondo. Fai entrare e passa l'acqua. Pierino? Fai uscire Giorgetti e fai entrare e passa l'acqua. Senti quello che dice. Il presidente dice di fare presto. Senti quello che dice. No, no, il Giorgetti secondo non lo cambio. Se non lo cambi tu, lo cambio io. Ma l'allenatore sono io e non posso permettere... Sei una bestia. Ha ragione lui. Sì, presidente. Sì, presidente. Alzati, su. Calzati bene. Coditi la tuta. Ecco, così, bene. All'attacco in Bazzel. Ecco, appena entrato in campo, passa l'acqua e si chiede nella mischia con tutti. Permette, signore. Sono il ragionier Draglia. Mi occupo dell'amministrazione. Draglia è un grande cuore sospeso che batte l'unisono con un grande cuore del suo amato presidente. Ma di che la smetta di dir pataccate. Non facciano resta al centro. Allarghi nel gioco, così non passeranno mai. Va bene, presidente. Trasmetto l'ordine all'allenatore. Tu saresti venito. Sì. Ma come sei bianco. Ma sei ben brutto, me. Passa l'acqua! Gol! Passa l'acqua, ha segnato! Bravo, passa l'acqua! Bravo, presidente! Hai visto giusto, presidente! Evviva il Borgo Rosso! Ce l'abbiamo fatta! Fatta un cazzo! C'è il Cerino pareggiato, siamo a pari punti! La battaglia decisiva, dobbiamo ancora combatterla! Domenica prossima si decide il campionato! Vado io in panchina, vi faccio vedere! No! Oh, figliacca miseria! Porca vacca schifosa boia! Pronto? Pronto? Eh? Pronto? Cosa c'è? Il presidente. Cosa dice il presidente? Non dice più niente. Se sei in grado di capire, io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Sì, sì, in sesta pagina e con il maggior rilievo tipografico possibile. E listato a lutto, Mi raccomando. Signore, mi scusi, un minuto, una telefonata, la servo subito, Porti pazienza. Il titolo. La morte di Libero Fornaciari Valli, presidente del Football Club Borgo Rosso. Sì. Il testo. Con Libero Fornaciari Valli scompare un grande sportivo, una figura esemplare del calcio romagnolo. Industriale illuminato e di successo, aveva profuso tutte le sue energie e tutto il suo entusiasmo per potenziare il Borgo Rosso Football Club. Nell'animo di tutti gli sportivi, oltre un gran senso di vuoto per la dipartita del suo presidente, urge una domanda ansiosa. Chi prenderà il suo posto? Chi sarà il nuovo presidente delle zebre bianco-nere del Borgo Rosso? E anche noi ce lo domandiamo. Chi sarà? Io glielo assicuro, ragioniere. Non ho mai visto una cantina così bella. Le botti erano la grande passione di suo padre, insieme alla squadra di calcio e anche insieme a... Devi capisse, vero professore? Sì, sì, la capisco perfettamente, so a cosa allude. Anzi, a proposito, mi dica, ragioniere, sì? Quella donna, lei sa di chi parlo, vero? Vuol dire dell'Erminia? Sì, quell'Erminia. Penso che sarebbe il caso di farle capire che qui lei non è più gradita. Lasci fare a me, ci parlerò io. Però, professore, non so se sarà facile sostituirla. Vede, queste ragazze hanno un rendimento eccezionale che ha permesso il rilancio dell'azienda. Perché mentre suo padre si occupava solo della squadra di calcio,
Nel Minier mandava avanti la cantina. Ecco, professore, questo era il suo ufficio. Sì. Prego. Vede? Vedo. Ma sembra più la sede di una società sportiva che l'ufficio di un'azienda vinicola, eh? Guardi lì com'era felice. E quando il Borgo Rosso è entrato in promozione, voi da loro che sono cominciati guai. Prima uno, con 10 milioni, se la cavava. 10 milioni? Le sembra pochi. Molti! Ah, ma allora guardi qui. Suo padre ha speso niente meno che 30 milioni per comprare questi tre tanghi. Ma è una follia! Ma certo che è una follia, ma lo vado a dire un po' ai tifosi del Borgo Rosso. E qui il paese sono tutti tifosi, eh. A cominciare da Don Regazzoni, che la domenica dice la messa, scappa e fuggi per poter correre a vedere la partita. Ma lo sa quanto ammontano i crediti di suo padre verso il Borgo Rosso? No. 157 milioni. Avanti. È permesso? Scusi, dovrei parlare con il signor professore di cose private. L'aspetto di là, professore. Se crede, possiamo fare un salto alla cassina di Tredazio prima di correzione. Quello che devo dire al signor professore non gli farà perdere molto tempo. Prego, si accomodi. No, preferisco rimanere in piedi. Senta, professore, lei sa chi sono io. E sono certa che sa quali erano i miei rapporti con suo padre. No. Veramente? Sono stata la sua donna per 20 anni. E gli ho voluto molto bene. Ma sono stata sempre al mio posto. Sapevo che aveva una moglie e un figlio e che un giorno l'Erminia se ne sarebbe dovuta andare. È la legge di questo paese. Ma non mi lamento. Sono stata felice con suo padre. E lui con me. Però adesso, se la mia presenza le dà fastidio, non ha che da dirmelo. Me ne andrò anche di qui. Cara signorina, lei mi ha parlato con molta franchezza e molta sincerità. E io devo essere altrettanto franco e altrettanto sincero, sì. È vero. Poco fa dicevo a ragionier Braglia di volerla informare che lei qui non era gradita. Ma entrando in questo ufficio ho cambiato idea. Adesso sono io, signorina, che le dico, sarei felice se lei rimanesse qui al suo posto. D'accordo, a patto che lei non mi chiami più signorina. Va bene, come vuole. Beh, che cosa fate, ragazze? Al lavoro. Sono 24 ettari di terreno e nella collina esposta a sud sono tutti vigneti. Oddio, certo, dovremmo rinnovare le vite. Suo padre ne aveva già parlato per avere il contributo del piano verde con Bulgarelli. Bulgarelli, dice? Mi ricordo questo nome. Salumificio Bulgarelli. È diventato sindaco. Quello, vede, professore, farebbe carte false per diventare presidente del Borgo Rosso. E perché? Oh, per vanità, per ambizione, per interesse, ma anche per ragioni elettorali. Suo padre poteva diventare deputato con la popolarità che aveva. Senta com'è buono questo vino. Profuma di mare e di ginestra, come diceva il suo povero babbo. Ah, senta, a proposito di babbo, ma lei mi assicura, ragioniere, che il Borgo Rosso pagherà questi 157 milioni? Sicurissimo, li ha già pagati. Vede, il Borgo Rosso è, o meglio, era di proprietà di suo padre e adesso è suo. Perciò lei è creditore verso se stesso di 157 milioni. E beh, ma allora è una beffa. Lei tasti il terreno con Bulgarelli e se lui a fine campionato rileva la squadra io ci sto. Se lei mi autorizza, io tratto. Voi consiglieri, che cosa dite? Non si preoccupi, ragioniere. Pensi a vendere la squadra, che agli altri ci penso io. Il ragionier Braglia è uno stronzo, te lo dico io. Ma questi che fanno? Beh, si allenano. La partita di domenica prossima è decisiva. Se si vince, andiamo in Serie D. E tutto questo l'avrebbe costruito mio padre? Tutto, tutto. Ogni centimetro cubo di cemento ed ogni zolla d'erba. Tutta opera sua. Lo immaginavo diverso, papà. Cioè? Cioè, diverso. Cosa volete che vi dica? Vuoi conoscere i giocatori? No, che conoscere? Sono tutti sudati. E poi, che potrei dire io ai giocatori? Ah, senti, Benito, domani c'è una partita che vinciamo di sicuro. Sì? Andiamo in Serie D e la squadra vale il doppio. Perciò devi dare un grosso premio di partita. Un premio? 100.000 lire a testa. No, aspetta. Ah, ragazzi, venite qui. Ragazzi, sotto, vicino al tribunale. Ecco, prendiamo. 100.000 lire a testa. 100.000 lire per uno, Va bene, sì. Prego. Pare. Hai visto? Per carità. Anche lei in lutto? Io sono portiere. Ah, mi rallegro. Prego. Grazie, andate. Ah, oh, me la sto cavando benissimo, sai, mamma? Non avrei mai creduto. E non avrei creduto che i vigneti fossero così belli, sai? Li conosco. Ma quella donnaccia, l'hai licenziata? No, mamma, non ancora. Devo essere prudente per non mettermi contro il personale, sai? La licenzierò, non ti preoccupare. Devi cacciarla. Sì, mamma, la licenzierò al momento opportuno. Stai tranquilla. Adesso, sai, mamma, devo preoccuparmi della squadra. Ah,
Il sindaco farebbe carte false per diventare presidente del Borgo Rosso. È una mania, ma io la faccio soffrire. Mamma, la cosa sorprendente è che sto diventando un furbacchione in affari. Tra poco torno a Roma, sposo Alice e vi porto a fare il giro del mondo. Voglio che tu sia ripagata di tutti i sacrifici e i torti che hai subito. Ma perché parli così? Ah, c'ho una caramellina in bocca. Non mangerai mica troppo, eh? Stai attento alla cucina di quelle parti, è una cucina grassa, pesante. Tu col tuo fegato, poi. Ma certo, mamma, stai tranquilla. La sera una minestrina in brodo, un uovo alla coque, prugne cotte. Sì, grazie che me lo hai ricordato, lo dirò a Cleopatra, prugne cotte. Prugne cotte. Ciao, figliolo. E torna presto, prestissimo, eh? Non preoccuparti, mamma. Telefona tu ad Alicia. Dille che la penso tanto. Ciao, bacione a tutti, mamma. È una bottiglia di Sangiovese del 54. È una squisitezza. Sì, fammi sentire. Beati gli invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Avanti chi vuole fare la comunione. Dai, sbrigati tu. Ti sposti? E che è? E che succede? Avanti, presto. Il corpo di Cristo, per piacere signore, vada. Avanti un'altra. Il corpo di Cristo, vada via, signore. Avanti. Il corpo di Cristo, vada via, signore, per piacere. Andi là, fammi piacere. Presto. Vada, vada. Io vado, don Omeletto, sì. Ci vediamo allo stadio. Vai, figliolo, vai. Scusi, reverendo, mi permetta un'osservazione. Eh? Ma lei non celebra una messa. Lei corre. Corro, sì. Non li senti quegli scalmanati là fuori? Cosa vuoi, che arrivi tardi quando la partita è già incominciata? Ma una messa sarà più importante di una partita, no? Certo che è più importante. Però, vedi, si può dire lunga e ridotta. Io la dico ridotta. Sì, ridotta sì, ma non saltando le pagine. Perché lei, leggendo il Vangelo, secondo San Matteo, punto 10, 16, 22, beh? Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, è saltato niente di meno al fratello dar a morte il fratello. Beh, che cos'è, figliolo? Non mi vorrai mica raccontare che sai tutti i santi evangeli a memoria? Sì, tutti. Ah, allora vorrà dire che la prossima volta dovrò stare più attento. Andai, Benito, va là. Insorgeranno i figli contro i genitori e li metteranno a morte. A morte l'arbitro! A morte! Vado in campo, sai, se qualche giocatore va bene, ciao. Fa male, ciao. Ecco, Benito, questi sono i nostri polli, attento. Dove? Ti voglio presentare il signor Hernando, presidente del Celerino. Ah, Benito, come c'è? Ricchi è il migliore. E chi è il migliore? Oh, il Celerino, naturalmente. Ma che fa questo? No. Audite, presidente, ecco. Grazie. Questi applausi sono anche per te. Forza, via! Ammazzalo! Forza! Ma dentro fuori gioco! Oddio! Ma che è successo? L'abbiamo segnato! Mi dispiace! Ma l'autorità sale! Va. Levati con gli occhiali neri! Ho detto che avresti portato scalone! Giuseppe, sei bello! Sei tifoso anche tu! Ma va, oh. Forte! Ma questo non è un bambino, è una bestia! Venite, entusiasmo! Forza, coraggio! Contrattaccate!
Oh, si è fatto male. Che cosa si è fatto? Metto il furo, arbitro! Che rimetto è! Fuori! 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 Ecco anche i primi dei studrichi, sporti sfide! Reverendo, quando si fa male un giocatore, che succede? Da un po' di tempo, secondo il nuovo regolamento, quello può essere sostituito con un giocatore fresco. Che fanno i cretini? Un gol così non si vedeva che? Anni! Un gol così non lo vedevamo da anni! Ma cos'è? Vuoi prendere per il tuo lavoro? No, 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 no! Entusiasmo sportivo! È lo sfogo degli istinti animali! Eccola! E scherzo, scherzo! Lascia! Ma ci vogliamo andare, reverendo! Ma dove andare? Via, ma che ci stiamo a fare? Tanto abbiamo vinto! Ma non abbiamo vinto, manca ancora un tempo, in che mondo vivi? Tra poco finisce il primo tempo! Attento! Via quella palla! Andiamo giù negli spogliatoi. Sì, andiamo. Mettiti qui. Dov'è che vai ancora? Ma ce l'hai proprio con me tu. Vedrai che culo ti facciamo. Andiamo, di la mamma tua. Vi siete fatti fare un culo così. La scalzone carognone. Pezze di merda, asino! E lei stia zitto! A te Ciancolini ti ha fatto andare in bambola! Ma che ha fatto, presidente? Non voglio vedere niente! Ma vieni anche tu! E stendilo, vigliacco! Stanchi, eh? E ecco che sta a guardare! Cosa credi, di aver vinto? Shh. Vedrà che razza di culo le faremo! Ma non avete altre parole? Sudati, eh? Uno sforzo tremendo! Mi levi una curiosità, signor arbitro? Perché lei corre tanto? Come sarebbe? No, dicevo... Potrebbe evitare di correre. Non è più comodo stare su quei seggioloni, come al tennis, per esempio. Ma lei è la prima partita di calcio che sì, è la prima e l'ultima. Guardi, prego, si accomodi allora. Si accomodi sì, pure. Sì, sì, si accomodi. Tenete l'avversario sempre sotto controllo. Il grande segreto del calcio è qua. Tirino! Oh! Ma l'ho trovato! Se l'è andata a cacciare negli spogliatoi del Celerina, quello lì. Di due parole, ragazzi. Io? E che devo dire? Tanti auguri, ragazzi! Ma cosa dici, disgraziato? Ma dove, figliolo? E non lo so, che devo dire? In bocca al lupo! Ma no, si dice il culo alla balena! E gira, gira, sempre sto culo! Guarda, ragazzone, tutti in campo! Su, avanti, andiamo, pure, dai! Andiamo, su! Vogliere la prima, forza, muoversi! Forza, che noi, dai, dai! Allì, andiamo che noi! Che fa? Ecco, per il distintivo. Ma in maniera questa di assistere a una partita di calcio? Lei non sa chi sono io. Sono delle bestie, mamma, indescrivibile, proprio delle bestie. Uno spettacolo agghiacciante, veramente indecoroso. Io ho resistito solo il primo tempo e poi ho lasciato tutti e me ne sono andato disgustato. Sì? Ciao Benito! Ciao Alice cara, come stai? Io sto bene, torno presto, sai? Ho tanta nostalgia di voi tutti! Anch'io? Che fai in quella pianura? Sai, lo zio Monsignore ieri ha chiesto di te... Caro Monsignor Montanari, salutalo molto caramente! Sì, certo! Benito, posso fare qualcosa per te? Vuoi che ti raggiunga? Se vuoi, posso chiedere un permesso speciale alla Croce Rossa. No, dici? Meglio di no. Benito, non mangiare troppo e non bere, mi raccomando. L'hai licenziata quella? No, mamma, non ancora. Perché adesso la cosa più importante è sistemare la squadra del Borgorosso Football Club. Con la vittoria di oggi, poi, è passata nella categoria superiore. Se il sindaco Bulgarelli vuole diventare il presidente, mi deve sforzare più del doppio di quello che ha speso il povero babbo. Tu pensi solo ai soldi, ma sei proprio sicuro che abbiamo vinto? Nel primo tempo vincevamo 2-0, nel secondo tempo, figurati, si saranno scatenati. La lascio ora. Eccoli, mamma, stanno arrivando, ti lascio. Bacioni. Sono ansioso di festeggiare la vittoria. Eccomi, amici. Venite, brindiamo la vittoria.
Che fate lì? Venite su. Quanti gol abbiamo segnato? 2. Bene. E il Celerina? 3. Bene. Ma che abbiamo perso? Sì. Ma li mortacci vostri. Dunque, veniamo solo. So che lei ha parlato con il ragionier Braglia. Sì, il ragionier Braglia mi ha detto che lei vorrebbe disfarci del Bordeaux. No. Disfarmi non è la parola adatta. Semmai io voglio cederlo, naturalmente, a persona degna di poter subentrare al mio povero babbo. Credo, modestia a parte, di esserlo. E spero che nessuno ne dubiti. Per carità. Dunque, ho studiato la cosa con il nostro ragionier Braglia. Sì. Sono disposto ad accettare la presidenza del Borgorosso Football Club. Sì. Assumendomi tutte le responsabilità della gestione della società. Bene. Naturalmente dal giorno della morte di suo padre in poi. Come dalla morte? Per il passato? Per il passato ci mettiamo la bara a pietra sopra. Ma che pietra sopra? Mio padre ha speso una fortuna. Soltanto per gli spogliatoi, le gradinate, la tribuna centrale, 50 milioni. E per la squadra, solo 3 giocatori l'anno scorso, Cocchia, Furlan, Bordon. Sa quanto ha speso? 30 milioni. 30 milioni? 30, uno sull'altro. I giocatori non valgono 30 milioni. Ma chi lo dice? Lo dico io che me ne intendo. Ma i consiglieri invece dicono che sono molto bravi. Lasci dire, professore. Lei è circondato da incompetenti, da sanguisughe che la sfruttano come sfruttavano suo padre. Io le parlo onestamente e per dimostrare la mia simpatia le faccio un'offerta di 10 milioni. 10 milioni? Ma neanche il costo del terreno, andiamo. Il terreno? Ma il terreno, caro professore, del comune. Del comune? Certo. E per ogni opera esiste un regolare atto di donazione. No. Sì, 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 ha ragione lui e pensi che figura ho fatto io col sindaco Bulgarelli. Ma lo sa, ragioniere, che neanche il terreno è nostro. Suo padre era affezionato al suo campicello per ragioni sentimentali. Beh, e non ha badato. E non ha badato. Mio padre era affezionato al suo campicello per ragioni sentimentali e invece io no. E poi lei, scusi, le cose importanti non me le dice. E questo chi è? Mi dice soltanto che abbiamo bisogno di finanziamenti per rifare i viti. Permettete? Sì. Sono Valentino Zuccotto, vecchio amico ed estimatore di vostro padre. Lei vuol parlare con il ragionier Braglia? No, 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 il ragionier Braglia, mi scusi, non lo voglio vedere manco in fotografia. Io sono qui per parlare con ma voi, di che professore. Cosa, io e il vostro povero babbo avevamo preparato un piano per il rafforzamento della squadra. Senta, non mi parli di calcio, io ne ho piene le scatole. Ma nessuno può capirvi meglio di me. Sono 20 anni che mi occupo della compravendita dei giocatori, perciò lasciatemelo dire. Conosco perfettamente questi stati, diciamo così, depressivi. Ma poi è passato il momento della rabbia per la sconfitta. L'opossione! No, il calcio mi fa schifo. Specialmente però è una valvola di sicurezza. Il calcio è l'oppio dei popoli. Vuol dire che lei commercia in oppio. Guardi che è proibito, sa? Il calcio fortunatamente non è ancora nella lista delle droghe. Speriamo che ce lo mettano presto. Comunque guardi, io non ho nessuna intenzione di comprare. E nemmeno di vendere? Come vendere? Lei ha un parco giocatori, la maggior parte sono delle schiappe. Però se lei mi autorizza potrei cercare di vendere quei 4-5 che sono meno schiappe. Chiuda la porta per favore. Ma come, qui si possono vendere i giocatori e lei non dice niente, ragioniere? Ma a me il calcio mi fa schifo. Ma che fa, ripete? Zuccotto, la prego. Sei straordinario, Benito. 32 milioni per 4 ragazzotti. È incredibile. E questo è niente, mamma. Il Zuccotto, che è veramente un esperto e un amico, mi ha promesso che mi trova da vendere anche uno dei terzini. Brigati, Benito, a ritornare a casa. E quella là, poi, l'hai licenziata? No, mamma, non ancora. Mamma non è una cattiva donna, è molto utile in ditta, è una gran lavoratrice, sai? È una puttana. Mamma, non ti ho mai sentito dire queste brutte cose. È una puttana, puttana. Puttana, puttana, puttana. A lui non gliene frega niente, gli basta far quattrini. Ma non è possibile. Pierino ha già telefonato le notizie al giornale, domani la legge. Ma di cosa state parlando? Benito ha venduto Bondavalli, c'è rompe, non scega. Ma è un pazzo. No, è un mascalzone. No, quello è un sabotatore. Ha rovinato una squadra che stava per andare in promozione. Ma non glielo si può impedire. Ma che impedire, impedire? Quello ha il coltello dalla parte del manico, la società sua fa quello che vuole. La colpa di Bulgarelli che non ha cacciato i soldi, me l'ha detto il ragionier Braglia. Bulgarelli è un sacco di merda. Cosa vi aspettate da quella mazza porci? Costituiamo una società per azioni, ci quotiamo tutti e ricompriamo i giocatori. Ma è inutile illudersi. Per il Borgo Rosso è finita. Ci vorranno 5 anni prima di rimetterla. No, no, non bisogna arrendersi. Bisogna fargliela pagare quel gesuita. Hai sentito? Il presidente ha venduto i giocatori più forti. Ma è un cretino. Va contro i suoi interessi. Ha dottor Xella squadra l'anvel più ogni. È un colpo di testa. Mi hanno telefonato adesso da Bologna dal giornale. La notizia è sicura. State tutti a sentire. Amici, amici, concittadini. La Lega Nazionale, poiché la Commissione Medica ha trovato nelle urine dei giocatori del Celerina tracce di anfetamine, ha in virtù dell'articolo 8 decretato che il Celerina Football Club venga penalizzato di 10 punti. No! 10 no! punti! Celebro! Intanto, il Borgorosso passa in testa alla classifica ed entra di diritto nella divisione superiore. Bravo, torna a vestire il sindaco! Signor Sindaco,
Signor sindaco! Che c'è? Il Celerino è stato squalificato, il Borgorosso promosso. Mi prenderei a schiaffi. Potevo avere il Borgorosso per un pezzo di pane. A schiaffi mi prenderei. Prenderesti a schiaffi, eh? Il sogno di Libero Fornaciari è diventato una realtà. Cretini, ma se i giocatori più forti non ci sono più. Già. E adesso abbiamo una bella squadra per la Serie D. Maledetto Ferro! Sì, è vero! Ve l'avevo detto che bisognava buttarlo fuori a pedate. Ah, sono proprio soddisfatto, ragioniere, che le cose le abbiamo sbrigate così rapidamente e bene. E questi ragionieri chi sono? Boh, deve essere qualche comizio volante. No, no, questi ce l'hanno con noi, io tiro su. Con noi? Sì, che volete? Non capisco, cosa dicono? Non stanno insultando il professore. Dicono delle parolacce, vero? Ma che vogliono? Ve ne approfittate perché sono tutto qua dentro. Prendetevela con il sindaco Bulgarelli. No, perché non gli spiega lei, ragioniere? Sì, sì. Fermatevi, fermatevi! Oddio, mamma mia, ragioniere, questi sono intrusivi. Ci pensi lei, ragioniere? Io scendo dalla casa. Ma lei, permesso? Fermi! Scusi, signori, permesso? Permesso? No, ritornate in voi! Permesso? State fermi! State fermi! Andate a casa! Scusi, grazie! Chiudo! Ho visto il presidente! No! Cerchiamolo! Pronto, casa Fornaciare Valle! La casa di tuo padre sarà la tua tomba! Dov'è il presidente? E a me lo chiedete! E lei chiedeva di difenderlo, no? Ma non se lo prendo, non l'incelo! È sparito! Sparito, cercato! Tornerai a Roma col carbone, prendite caschi, figa! Vi ordino di interrompere la linea, sono il maresciallo! Pronto? Non c'è nemmeno in cantina. Forse di sopra. Cercatelo di sopra, allora. Libera la linea, è un ordine. Sopra non c'è. Ho guardato anche il suo filetto, ma non c'è. Ma è finito. Benito, dove vai? Erminia, Erminia, vada a prenderlo. Presto, venite, chiudete la porta. Fermi! Presto! Fermi! Venite, venite! Fate dei salvei! Professore, venga fuori. Lo so che è qui. L'ho vista salire. Professore! Tirello! Fare la supposta! Oddio! Fermatevi! Fermatevi! Il nome della valente! Non andare a salvare di ordine di fermarvi! Fermi! Impazziti! Fermatevi! Forse nella mano! Eccolo, signora! Professore, ma cosa fa lì dentro? Che faccio io qua dentro? Voi mi ci avete messo! Io non so niente, che vogliono quelli là fuori da me? Lei è un disgraziato incosciente, ma fa scoppiare la guerra civile! Io non voglio far scoppiare niente, siete voi tutti matti! Io che c'entro? Ma ha venduto i giocatori! Certo, erano miei, li ho ereditati da papà! Per l'ultima volta, indietro o sparo! Indietro! E per quattro scantinati giocatori si fa la rivoluzione! Ci ammazzano tutti! Ci ammazzano tutti! Hai paura, eh? Meriteresti veramente che ti dessero un sacco di botte! Non per quei quattro brocchi che hai venduto! No! Ma perché sei un pusillanime!
Ma la colpa è mia, non dovevo lasciarti crescere in mezzo a quei bretacci. Papà, ma che devo fare? Ricorda il nome che porti. Affacciati al balcone. La folla è femmina. Ama farsi fottere. Uomini e donne di Borgarosso, generosa e fedele, ascoltatemi, ascoltatemi. Vi parlo a nome di mio padre. Un gruppo di traditori nascosti nell'ombra vuole impadronirci della gloriosa squadra che fu del mio grande, illustre e indimenticabile genitore. Beh, adesso non esagerare, Benito. Gettando il seme della discordia e provocando la vostra feroce ma legittima reazione, mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra. Ebbene, a questo punto permettetemi di ridere. Ah! Che punti di forza? Dai brocchi, degli incapaci che hanno mostrato sul campo la loro codardia! Di che cosa dunque mi si accusa? Io ho cercato solo di interpretare le vostre aspirazioni, che furono anche quelle del mio grande padre! Preparare per voi, tifosi, un Borgarosso nuovo, potente, invincibile! Ecco il punto! Perché ho venduto? Perché voglio comprare! Voglio rinnovare tutto! Allenatore e giocatori, tutto! Voglio che i bianconeri del Borgarosso possono un giorno diventare una squadra di autentici campioni. Sembra di sentir parlare il vecchio. Ecco quello che ho fatto. Se ho sbagliato, io sono qui. Punitemi. Ma se siete d'accordo, rispondete un sì. Posso contare sulla vostra collaborazione? Sì! Sulla vostra fiducia? Mia donna di Borgarosso, sulla vostra abnegazione, sì! Sul vostro entusiasmo, sì! E allora il mio cuore e il vostro dovranno battere forte all'unisono per la grandezza e per le sempre più alte vette del nostro Borgarosso Fumanzù. Erminia. Bianco neri del Borgo Rosso. Rosso, 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 rosso. Bianco neri del Borgo Rosso. Rosso, rosso, Fumanzù. Rosso, rosso, Fumanzù. Chi è? Fumanzù. Domani per la tappa alpina che i tifosi italiani attendono con particolare ansia. Per il ciclismo, grazie, oggi è tutto. E veniamo al calcio. Come sapete, la campagna acquisti del calcio è in piena attività e noi stiamo appunto per collegarci con Milano, in particolare con l'Hotel Gallia, la tradizionale sede della campagna acquisti dei calciatori. E qui i presidenti che vanno e vengono, i presidenti sono i veri protagonisti. Una loro stretta di mano può valere a volte come un vero contratto. Ecco, vedete un gruppo di tifosi in ansiosa attesa di notizie. E qui a volte si decide la sorte di un campionato. Fatto commiaggio, presidente. Lei conosce tutti, vero? Buongiorno. E questo sarebbe il favoloso Hotel Gallia. Lei ha già parlato per il nostro Borgarosso. Zuccotto non parla, Zuccotto fa. Forse possiamo fare un gran colpo. Bene, facciamolo. Sui giocatori non posso dirvi molto, ma sull'allenatore... Ah, c'è la TV, aspettate. Questa le neve, va, solo il cretino che salita, va. Per chi che il turno entra, per chi? Senti, per favore, prima di metterti seduta, spegni il televisore. Non posso più sentir parlare di calcio. Mamma, volevo vedere la trasmissione per le forze armate. No, 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 spegni, per favore. Supererà il limite dei 15 miliardi. Ma mamma, ma è Benito! Benito? E in particolare... Ma l'hanno detto, è all'Hotel Gallia. Stavo comprando i giocatori. Comprando? Vendendo? Ma se fa, avanti, Andrea, sono avanti, il presidente Andrea del Borgarosso Football Club. Ma me ne frega niente, il vagadente la rompa, sì, mica i bar. Ciao, mamma. Veniamo alle ultime notizie. Ciao, mamma. Allora, sotto la fotografia metti la didascalia che adesso ti ho detto. Sì, il professor Benito Fornaciari, metti fra parentesi, il nuovo e dinamico presidente delle Zebre Bianconere, non bada a spese. Sì, pur di assicurarsi la collaborazione di un famoso allenatore. Colpo grosso del Borgarosso. Il nuovo allenatore è il famoso italo peruviano José Bonservizi. Il Borgarosso Football Club
può puntare ora verso sempre più luminosi traguardi. Stavolta sì che ci siamo, Gianni! Ah, mi scusi, buon servizio. Chiamalo mister. Sì. Ma sei sudamericano? Non importa. Scusi, mister, possiamo essere sicuri degli acquisti, sicuro, vero? Sicuro. Lei mi ha dato carta blanca e dorma tranquillo. E i giocatori quando li potrà vedere? Ah, il 15 d'agosto, ora sono tutti di vacazione al mare. E al mare ci vado anch'io. E chi lo lascia più, questo stregone? Lei si sarà domandato perché ho accettato la direzione di una modesta squadra come il Borgorosso. Già, perché? Come perché? Voglio fare la rivoluzione. La rivoluzione? Non si preoccupe. Noi sudamericani amiamo molto la rivoluzione. Ah, e la vuol fare in Italia la rivoluzione? La rivoluzione calcistica, calcisticamente parlando. Ecco, vedi, quelli sono Moschino, Sancarini, Bett, Ghezzi e il grande Omar Sivori. E che fanno qui i giocatori? Vengono in vacanza ogni anno all'albergo di Ghezzi. Ah, scusi mister, ma lei Omar Sivori lo conosce? Sicuro. E me lo presenterete? Come no? Sì. Omar! Omar, ven aquí! Che fenomeno, mister. Ti presento al presidente del Borgorosso. Sono molto onorato di conoscerla. Molto lieto. Veramente molto lieto. Come presidente di una piccola squadra di provincia, io non sono abituato all'incontro con i divi del calcio. Lasci stare, per piacere. Senta, mi levi una curiosità, Omar. Ma come mai gli arbitri, quando lei giocava, lo squalificavano sempre? Bueno, io credo che sia dovuto alla vivacità dei napoletani. Ah! Per esempio, loro davano il cornuto all'arbitro e quello se la prendeva sempre con me. Ah! È buona questa! Chi è quello? Chi? Quello. È il grande allenatore Bonservizi. Allenatore di che? È allenatore di calcio. De calcio? Sì. Io non lo conosco. Come si è permesso di chiamarmi? Mi scusi infinito, ma... Scommetto che Fivolo gli ha detto che non mi conosce. Eh sì, mi ha detto proprio che non la conosce. Vede? Un mucciaccio che ho tirato su dal niente me rinega. No, non se la prenda, mister. Il campionato inizia, come sapete, in questi giorni la sua lunga vigilia. Comincia in particolare la stagione dei ritiri, quell'abitudine di preparazione collegiale alla quale nessuna società, né piccola né grande, sa più ormai sottrarsi. Benvenuto, signor presidente. Hasta la vista, caro mister. Eccoli. Lo scucciaccio. Piacere. Antonio. Bravo. Francisco. Bravo. Giuseppe. Eccolo il nostro nuovo acquisto. Bene. Carmelo. Bravo. Luis. Ah, scusi, mister. Ma lei mi aveva detto giovani, gagliardi, forti. Questo non è un po' troppo anziano? Ma io dicevo giovani calcisticamente parlando. E poi questi hanno famiglia e poco dinero. Perciò hanno la grinta di quelli che hanno fame. Los giocatori sono come toreros. Si hanno mucho dinero, hanno paura del toro. Claro? Clarissimo. Lufiano. Bravo. Vincenzo. Bene. Sicito. Piacere. Giovanni. Bravo. Nicolino. Come va? Mario. Ecco l'altro acquisto. Sergio. Bene. E il nostro assaggiatore, Trinca. Gagliardo. Li siamo tutti. Manca solo Guardavacaro. C'è l'assino Maria. Jugador che non è puntuale, non mi gusta. Ma come si è permesso? Mister, mister. Poi là, chi? Mi sono fermato a colazione a Ferrara. Mia moglie aveva fame. Tu sei casato senza dire niente a me. Mi sono sposato questa mattina. E tu ti sposi prima di iniziare il campionato. Hai sorpreso la mia buona fede. Lei era al corrente? No, hai sorpreso la mia buona fede. Se penso io. Celestino, Celestino, mi hai dato un grande dolore. Prometto, mister, non lo farò più. Non te creo. Promessa di caporale. Senta un po'. Venga, mister, scusi. Dica un po', mister, ma quello chi è? Celestino Maria, come chi è? Vabbè, Celestino Maria, ma che è? Un giocatore? Sono quattro giocatori, non vede? Pure cinque per questa, ma c'ha anche gli occhiali. In borghese, quando gioca metti le lenti a contatto come Stiles, il mediano dell'Inghilterra. Vabbè, Stiles, ma non è un po' troppo grosso per fare giocatore? C'ha la parte. Grossissimo, infatti non gioca. Ah, non gioca? Non gioca! Ma con allenamenti in un anno lo faccio dimagrire 40 kg. Prometto che diventerà un campione. Promette e mantiene, mister? Prometto e mantengo. Muchas gracias. Hablo spagnolo. Hablo spagnolo? Un pochito, mister. Bueno. Scusi, mister. Chi è? Sono la signora Guardavacaro.
Celestino non mi aveva detto che si ripartiva subito. E difatti lei resta. Come sarebbe a dire? Tutti i giocatori vanno in ritiro per una quindicina di Diaz. Lei resta con le mogli degli altri giocatori. Magna, vive, dorme, tutto pagato dal nostro presidente. Todo! No es contenta? No! No? No, no! No es contenta, ma è scostumata sta signora! Ah, ma lei sa che ogni giocatore all'inizio del matrimonio rende la metà? Ma allora non deve vedere quel vitellone neanche in fotografia! Secondo! Vengo, vengo! Me permite, signor presidente! Prego! Me permite, vengo! Vamos, muchachos! Ma lo sapete come chiama i giocatori? Come li chiama? Per nome, come i brasiliani! E ben fare il presidente con quello stregone è un gioco da ragazzi! Vamos, amici! Di corsa! Vamos! Bianconeri dal Borgo Rosso! Con me! Che sia pronta per la fine dell'anno. Signor sindaco e Debra del Borgo Rosso la salutano. Oh, è invecchiato di 10 anni. Voleva far lui il presidente. E adesso si rode il fegato però. Come stai, signor? Bene, grazie. Ma dia bene a me. Ecco, io l'ho fatta venire per una cosa molto importante, signora. Riguarda Benito? Sì. Bene. E poi le spiego adesso meglio strada facendo, bene. Signora. Venga da questa parte, per piacere. Il nuovo acquisto dei giocatori è costato complessivamente 64 milioni. Il presidente dice, tanto sono cambiali. 64 milioni. E inoltre l'allenatore ha preteso 38 milioni anticipati e un contratto di 3 anni. La situazione finanziaria comincia a risentirsi, signora. E io che non ne sapevo niente. Sì. Per telefono mi diceva sempre che tutto andava a perfezione. Ha fatto bene a farle venire, signora. Sì, ha fatto benissimo. Soltanto lei, gentile signora, può mettere un freno alle pazzie di suo figlio, sa? La squadra è in ritiro col suo Teodosio. Fortuna che i giocatori sono in dieta, sennò ripulirebbero la dispensa in 2 giorni. Ecco, adesso lei si può rendere conto da sola. Quello è il pullman nuovo che ha comprato per il trasporto della squadra di calcio. E questa è la nuova macchina del presidente. 7.318.000 lire. Dipinto espressamente con i colori sociali delle squadre. 7 milioni? E 318.000 lire. E della sua Mercedes, che ne ha fatto? Cosa ne hanno fatto, gentile signora? L'hanno distrutta, a furor di popolo. Oh. Mo' il presidente si era allegrato, perché dice che era più adatta a un prelato che a un presidente di una società di calcio. Non avrei dovuto mai lasciare solo mio figlio in balia di questi forsennati. Ma lui, dov'è? Tudin, Arsdore! Chi è? Sora Tudine! Cosa c'è? Dov'è le presidente? È in allenamento con il Borgo Rosso. Lei là che vè. E là, guardi, signora. E il sistema che lei vorrebbe adottare, mister, qual è? L'esercizio fisico più adatto a ciascun giocatore di calcio. Ah, bueno! Mamma! Mamma! Che bella sorpresa, mamma! Ma perché non mi hai avvertito ma che saresti venuta? Ma come ti sei conciato? In tuta di allenamento, mamma! Grazie, ragioniere, di avermela portata! Ragazzi, a tavola! Con le pronte maniere! Vieni, mamma, qui, accanto a me. Attenti, ragazzi! Ringraziamo il Signore per il cibo che anche oggi ha voluto darci. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Seduti. Grazie. Cosa ci porta di bello la tudina? I turtelen! Ah, a proposito, mamma, guarda, questa è una dieta che il nostro mister ha imposto alla squadra. È una tabella basata sui carboidrati, dai 60 ai 40 punti giornalieri. Pensa che è stata studiata scientificamente dalla NASA per gli astronauti, figurati. Perché? Devono andare sulla Luna, quelli? Altro che sulla Luna, questo ci manda al Camposanto. Vada, fuggi a te, Caplet, va. Pensa, mamma, che i turtelen sono 25 punti. Perciò i giocatori devono accontentarsi di mangiarli soltanto con gli occhi. Vero, mister? Claro! Estos para vosotros. No existen! Beh, vi farò ridere, forse, ma... In mezzo a questi ragazzi, io... Scusa, mamma, ma per la prima volta mi sento veramente in famiglia. Non so se mi spiego, padre. Meglio di quanto tu non creda, mio caro. Il tuo povero babbo lo diceva spesso guardando i suoi ragazzi. Questa è la mia famiglia. Monsignor Montanari mi diceva l'altro giorno, ma il nostro Benito quando torna?
Mamma, ho scritto a Monsignor Montanari. Gli ho spiegato anche tutte le caratteristiche della mia attività e con quanta serietà io la svolgo. Ho dato le dimissioni, mamma. Dimissioni? Spero che lui capisca e le accetti. Ma non vorrai seppellirti a Borgo Rosso? No, mamma, in Vaticano ero sepolto. Qui sono rinato a nuova vita, ma non vedi che altra faccia che c'ho? Ero tutto bianco. Celestino, no desesperare, no mirami, platos de los otros. Hai finito di comer erba? Va a fare esercitazione. Scattar. Anda, anda. Io ho fame. E no proteste. Mamma, guarda. Vedi quel bambinone di 130 kg? E guardava caro, 22 milioni l'ho pagato. 22 milioni? E beh, la Galotti del Cirerina me ne ha offerti 30 e io neanche per 100 glielo do. Mi ha promesso il mister che quest'altr'anno dimagrirà 40 kg e diventerà un panzer d'attacco formidabile, più di Nordahl. Sai, mamma, il gioco del calcio, se amministrato bene, è un investimento di capitale formidabile, il 100% ci si può guadagnare. Ombre sugador, la commida è finita, inizia il trabacco, anda, anda, e arriva il corson. Che fortuna essermi assicurato un allenatore così, lo stregone lo chiamano. Anda, anda, mira la signora Tudina, assiento d'oro dal rosta, si mi permetten, muchas gracias. Venite? Ecco quassù che lui ha il suo sacrario. Pensate che il mister si è fatto arrivare dall'Europa e anche dal Sud America tutte le pubblicazioni sul gioco del calcio. Passa le notti a studiare. Ed ora, amici, ho una sorpresa per voi. E voilà! L'abbiamo fatta arrivare apposta dall'Inghilterra, figuratevi. Permesso? Ecco, adesso io vi mostro come funziona. È un mezzo moderno che permette di programmare a casa le partite. Ecco, prendiamo tre birillini, che poi sono tre giocatori, i nostri attaccanti della Borgo Rosso. Bene, chiamiamoli calcisticamente A, B, C. A passa B, che si sposta rapido nella posizione B1. C invece avanza nella posizione C1. Ecco la posizione ideale per tirare in porta, ma temporeggia. E poi passa la palla B, che dalla posizione B1 si sposta nella posizione B2. Cappando gli avversari, passo, tiro, calcio, rete, gol! Non è formidabile? Vabbè. E gli avversari? Che avversari? Gli avversari devono subire. Le dispiace accompagnarmi alla stazione? C'è un treno per Roma alle 18.45. Ma come se ne va? Ma non doveva parlare col presidente? A me il presidente, come lo chiama lei, non dà più retta. Saprò io a chi rivolgermi a Roma. Sentirete parlare di me in questo cesso di paese. E avviene tutto automaticamente. E l'automatismo si ottiene con questi esercizi. Volete vedere? Venite, venite, venite. Vedete? Servono a coordinare i riflessi muscolari con quelli della psiche. Vedete? Questi. Lo chiedo perché io vedo. Sacrificio, sforzo, abnegazione. Questa è la vita dell'ombra giocatore. Non si prepute, rilassa il suo nervio, sierra il pugno, pensa all'estate se viene l'inverno. Mister! Che me si svegliano? Uno, due, tre, tranquillo, chi ero? Si accomodi. Desidera, signore. Monsignor Montanari, la signora Fornaciari Valli e la nipote. Si accomodi. Monsignore, in questo momento ha un incontro molto importante. È questione di una decina di minuti. Precisamente 12. Con permesso. Alicia, devi essere decisa con Monsignore. Sì, mamma. Gli dirò, zio, dopo 20 anni di fidanzamento Benito deve decidere o la sua squadra di calcio o me, altrimenti io rompo e vado in Biafra. Molto bene. Zitti, pensate a giocare, ad arbitrare ci penso io. Avete stretto in due. Punizione di secondo. Via. Ma quello, monsignore, tuo zio, anche lui. Mamma, credo che andrò in Biafra. Non doveva lasciarla partire mia madre, è ragioniere. Mi scusi, presidente, ma lei conosce meglio di me sua madre. E non credo che ci sia qualcuno capace di fargli cambiare idea. Purtroppo no, se non c'è riuscito mio padre. Che con tutto il rispetto era un uomo... Lo so, ragioniere, non c'è bisogno che me lo ripeta, povera mamma. Lei penserà che io sia diventato matto, ma se ne accorgerà. Apri tu, Scipione. Sarà Pierino Ribaldi, no? Quello arriva sempre prima di cena, mai dopo. Dovrebbe firmarmi queste cambiali, presidente. A che servono?
È per il rinnovo di quei 18 milioni scontati al credito agrario. Speriamo che ce lo concedano il rinnovo. Certo che lo concedono, perché se non vogliono concederlo, lei toglie il deposito e poi lo versa in un'altra banca, no? Qui alla signora guardava caro. E che vuole? Parlare con lei. E farla accomodare in studio. Che dicevamo, ragioniere? Di trasferire i depositi in un'altra banca. Appunto. Ma i depositi alla banca agraria sono esauriti da un pezzo. E ci sono tante altre banche che c'è soltanto il credito agrario. Sono momenti difficili, presidente. Le banche non concedono più prestiti, non fanno più credito. Ragioniere, se ne occupi lei, lo sa che io non sono addentro a queste questioni amministrative. E se no, lei che ci sta a fare, scusi? Beh, io cercherò di fare del mio meglio, vada. Sì, vada. A domani. Buonasera, signor presidente. Buonasera, che bella sorpresa. Posso esserle utile in qualche cosa? Vuole accomodarsi? Una sigaretta? No, grazie. Lei mi deve scusare se io lo disturbo a quest'ora, sì. ma non ne posso più. Ah. Celestino ha detto di rivolgermi a lei, che è così buono. E quando l'ha visto? Non l'ho visto. Sono stata a Tredossio, ma buon servizio mi ha cacciato via. Non me l'ha fatto vedere neanche da lontano. Bene, buon servizio, ha fatto il suo dovere. Ma si rende conto, signora, del danno che può arrecare a suo marito disturbandolo durante la preparazione? Disturbarlo? Sì. Ma dica, è mio marito, no? Beh, prima di sposare lei, suo marito ha sposato il Borgo Rosso, lo sa? Ah, quindi sarebbe bigamo. Ah, vuol scherzare lei, vero? No, guardi, proprio no, sa? Anzi, le dico di più, se mio marito non fa il marito, io lo denuncio per abbandono di tetto coniugale e denuncio anche lei per sottrazione di persona. Suo marito ha firmato un regolare contratto, ma signora. Ma nel contratto c'è scritto che mio marito deve giocare a pallone, non che non deve... Lei mi capisce, vero? Certo, signora, mi rendo conto della sua situazione, ma lei è sposata da pochi giorni, 11 no? giorni. E allora, signora, faccia finta di non essere sposata e continui a fare la fidanzata. Magari, prima di sposarci facevamo l'amore. Adesso che siamo sposati non lo facciamo più. Tutti i giorni? Ah, anche di più. Si riposi, signora. E poi si renda conto che non è la sola in questa situazione. Pensi alle mogli degli altri. Ma gli altri non interessano. Io ho 19 anni, sa. Sciorbole, 19. E lei 19 anni cosa faceva? Io c'avevo il tifo, signora. Oh, signor presidente, la prego, mi aiuti lei. Mi aiuti. Ma cosa vuole che le faccia, signora? Io 2 giorni di permesso a Celestino. No, mai! Su Celestino il Borgo Rosso punta tutte le sue speranze. Questo ragazzo aiuto. Può diventare un grande campione. Dipende dalla sua abnegazione. No, oh, signora. Signora, che fa? E che fa? Tu? No, signora, non faccia così. Sì, l'aiuto, ma ammazza quanto pesa. Cleopatra, Scipione. Andiamo, signora, sia buona. Perché fa così? Si riprenda, sia forte, coraggio, reagisca. Non si abbandoni. Signora, guarda, Vaccaro, non faccia così. Che cos'ha? Che si sente? Non respiro. Non respira, signora, guarda Vaccaro. Aria. Sì, signora, guarda Vaccaro. Presidente, cosa fa? Si è sentita male, sai? Le sto praticando la respirazione bocca a bocca. L'ho imparato in televisione. Ancora aria, cara? Respirazione bocca a bocca. Vedi quante cose si imparano in TV. Andiamo, bestioni. Borgo Rosso, passatore, 2 punti. Vis Pascoli, Borgo Rosso, pareggio. Borgo Rosso e Sensor, vittoria facile, 2 punti. Sicuro. Salin, Borgo Rosso, pure 2 punti. Borgo Rosso, Brighella, 2 punti. Trebbiano, Borgo Rosso, pareggio. Perché? Se vinse, il Trebbiano è debole sulla sinistra, se vince di sicuro, 2 punti. Mette 2 punti. Vabbè. Col Trebbiano si deve vincere. Borgo Rosso, Garbino, 2 punti. Sicuro. San Luca, Borgo Rosso, 2 punti. Questo non è sicuro. No, il San Luca in casa, questo 2-1, non è sicuro. Segni un punto. Borgo Rosso, Cavallo, 2 punti, perché se non vinciamo siamo delle schiappe. Totale 51 punti! Evviva! Venceremo il nostro girone, ragazzi! La promozione ci aspetta e noi la conquisteremo! Rosso, bianco nero del Borgo Rosso, rosso! Bianconeri, l'ammiraglio Nelson, prima della battaglia di Trafalgar, disse ai suoi uomini: l'Inghilterra aspetta che ognuno di voi faccia il suo dovere. Perciò io vi dico, tutta Borgo Rosso aspetta che ognuno di voi faccia il suo dovere. Andiamo. Muchachos, amigos nuevos,
Chi non lotta con coraggio non si merita l'ingaggio. Chi non lotta con vigore è peggior di un traditore. Chi si estranea dalla lotta è un gran figlio della mignotta. Ma vedi, porta bene. Buongiorno, sono il presidente dell'Alba. E che vinca il migliore, è il migliore. Orgoroso! Speriamo che vincano. Guarda, ecco. Questi attaccano subito, gli Ekkazda Kagè. Bianconeri del Borgo Rosso, 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 Rosso. Fanno fregare la palla. Infortunio della difesa, che vuoi che sia? Ma la difesa? Ma la difesa non mi preoccupa. Sentirà adesso che musica. Sì, sì. Adesso attacca. Certo che è difficile giocare con una squadra che non conosce le regole del gioco del calcio. Scusi tanto, signor Presidente, siamo una squadra di poveretti. È questo siamo che impedisce al calcio italiano di progredire. Ecco! Voi indovinano un passaggio! Va bene, sì. Le partite non si vincono mica al centro campo. Ah, ma questo è un assedio. Sa, non conosciamo le regole del calcio, ci scusi tanto. Ma fino a quando devo sopportare questo? Perché tutto è un limite, vero? Ma vedi che succede? È colpa della difesa forte. Ecco. Non parlare durante la partita. Mi scusi, mister, ma... da quel che ho capito, allora lei aveva prestabilito che noi avremmo perso. Se lo dico, presidente, e il risultato non mi preoccupa. Ma scusi, mister, se la interrompo, però una cosa abbiamo notato in molti, che mentre i nostri erano distrutti dalla fatica, alla fine gli altri erano freschi come rose. Lo confermo, e il Sanniovese è già super allenato, mentre la mia teoria è che lo giocatore deve entrare in forma poco a poco. Ma Sarenti, mi meraviglio, ma proprio tu che sei medico, ma non lo sai che se i giocatori lo sforzo lo fanno troppo presto, poi finisce che ne risentono, no? Esatto! Ma santo cielo, uno sforzo che dura un'ora e mezza e una volta alla settimana, La cosa più pericolosa è prendere la testa all'inizio del campionato. Se diventa la squadra da battir, e di conseguenza si crea una tensione spantosa. Questo non solo logora i muscoli, logora anche los nervios. Ma allora, mister... se ho ben capito, noi dobbiamo fare il cane, non la lepre. Esattamente, perché la lepre finisse in Salmì. Però bisogna pigliarla la lepre per metterla in Salmì. Scusi, mister, mi dica, ma lei non crede che nel secondo tempo si poteva far giocare Guardavaccaro? Cosa disse? No, dicevo... No, no, il muchaccio non è ancora tonto. E poi non dobbiamo scoprire le nostre batterie troppo presto. Guardavaccaro, è il nostro asso nella manica. Ciubotte. Fino era pale un gol da manuale, magnifico. Sì, d'accordo, ma prendono sempre i pali. Eccesso di precisione, ma se i promido mantengo. Il Borgo Rosso vincerà la prossima partita. Seguro. Vabbè. La difesa ha manovrato noi bien. Abbiamo perduto solo per un autogol. È stata una sfortuna. Caro mister, sarà come lei dice. Io la stimo, guardi questi giornali. Lei non è legge. Ma non sei niente di calcio. Se fiacca, lo dico la difesa tutti. Ha fatto un solo errore, purtroppo. E abbiamo perso la partita.
fino era palle da gol seguro. Che contano poco. Che vediamo? Lo che conta è il gioco di squadra. Ma quando comincia la rimonta? Dite che noi saremo campiones del Mierno e lo che ho promesso mantengo. Noi essere una squadra che ha bisogno di terreni pesanti. Sul pesante sarà irresistibile. Ci fidiamo di lei, mister. Venceres mi parola d'ordine. Sconfitto in casa anche dall'Excelsior, il Borgorosso ha toccato il fondo della classifica. La situazione non è più critica, è decisamente drammatica. I tifosi sono in fermento. Che cosa si aspetta, si domandano i sostenitori della squadra bianconera, per prendere quei provvedimenti che anche il più sprovveduto dei dirigenti capirebbe che sono non solo necessari, ma indilazionabili, vero? Che fa? Approva lei? Anche voi? Brave! Ma presidente! Beh, che fate? Anche voi ce l'avete con me? Ho fatto quello che avete voluto, no? Volevate i giocatori, li ho comprati. Volevate lo stregone. 100 milioni mi è costato la bossina a ammazzarlo. È colpa mia se la squadra continua a perdere. A chi devo ringraziare? Gli amici di Borgorosso. Benito, stia a sentire. Posso dirle una cosa? Suo padre, quando la squadra perdeva, si domandava in che cosa ho sbagliato. E trovava la risposta e il rimedio. Era un grande presidente, suo padre. Avrebbe meritato un Inter, un Milan, una Juventus. La Roma. La Roma? La Roma non se la merita nessuno. Senta, Erminia, mi faccia il favore, si sieda. Mi aiuti, mi dica cosa devo fare. Perché io credevo di conoscere il calcio. E invece non so niente di niente, questa è la verità. Meno si capisce, meglio è. Non si tratta di capire il calcio, ma gli uomini. Ma che cosa sono i giocatori? Sono dei ragazzini. È inutile fargli tanti discorsi. Pugno di ferro ci vuole, iniezioni di entusiasmo e di fiducia. Suo padre sì che sapeva come galvanizzarli prima della partita e li teneva chiusi a tredozio, come polli nella stia. E se quelli si lamentavano diceva: se avete voglia di fottere, fotetevi il pallone. E aveva ragione, perché io non so se lei sente la stessa cosa, ma quando il pallone entra in rete, uno si sente dentro di sé. Beh, mi ha capito. Faccia come faceva suo padre. Non dia retta a nessuno. Prenda le redini in mano e non risparmi la frusta. Mi sente? Sa cosa deve fare? Signore, è in arrivo il nostro presidente, è il nostro mecenate che si tratta con tanta generosità. Allegra anche voi, ragazzi, mi raccomando. Presidente, che sorpresa! Ma non credo che sia tanto bella. Ragazzi, fuori c'è un pullman che vi aspetta. Vi do 5 minuti di tempo per prepararvi e venire con me. E dove li porto, scusi? Nella stia! Nella stia, non comprendo! Stregone, che lei capisco norma, io me ne frego! Voi resterete qui, signore, sempre a spese mie, si intende? Andiamo, ragazzi! Usserà il signor presidente, ma non ha il diritto di offendermi davanti alle mogli di giocatori! Io vorrei essere la mia ambasciata! Senti, Castellammare di Stabia, lei! Quale ambasciata? Al mio consolato! Che fate voi? Vi ho dato 5 minuti di tempo e sono già passati 3! Via! Nessun se muova! Ragazzi, io lo conosco in Francia, sono in più di 5 minuti sul dolore, qua, andiamo! Ma cosa fanno? Comprano, tanto che ci rimettiamo noi. E adesso per vedere il cestino mi tocca aspettare fino a lunedì. Noi restiamo qui in clausura? Speriamo che duri solo qualche giorno. Se perdono, preparati pure il vestito da vedova. No, rimengo anche il calcio. Mamma mia, c'è fretta. Guarda, io non mi riesco a partire più. Ma come si sta? Hai visto come tutti questi? Anche lui può essere tu. Lei non può trattarmi così. Ho un regolare contratto. Voglio il mio dinero. Allarmi agli da borsa. Devi pagarmi fino al momento che prezzo. Poter lavorare cagarmi a noi il mio dinero. È il mio diritto. Usando tutto! Guardi lei, signor sindaco! Ma lui che cosa fa? Bianconeri del Borgorosso! Il dirige! I giocatori cosa fa? Spaccano la legna, tagliano l'erba, ammucchiano le fascine. Ah, li sta rovinando, li tratta come se fossero dei contadini! Credo potuto non sa mica degli avvocati! E mo vammo là, sì, se non è mica caso di fare dello spirito, sai! Sono degli atleti che il mister ha costruito giorno per giorno, sia fisicamente che psicologicamente. Sì, però salsicce non ha mica tutti i torti. Mi hanno detto che in Germania, per esempio, fanno proprio così.
Lo sai che se l'idea non fosse di quel pazzo là, come metodo sarebbe tutt'altro che sbagliato. Se tutto il calcio italiano adottasse questo sistema, nelle partite di campionato vedremmo molti più gol. E si incrementerebbe l'agricoltura. Sì, fate gli spiritosi, guardi. Quelli non seguono più nessuna dieta. Me l'ha detto il figlio del fattore. Mangiano tutto come dei lupi. Sì, sì, tagliatelle, caperetti, agnalotti, lasagne. Ravioli. Tutti i carboidrati, 200-300 punti al giorno, un vero disastro. Ma lo sa, signor sindaco, non mi ha permesso di controllare i giocatori. Mi ha cacciato via. Ne vuol sapere un'altra? Ieri il telefono faccio, dico, siccome domenica giochiamo in casa, vengo su che porti i ragazzi a messa. Lo sa cosa mi ha risposto? Non importa che si disturbi, reverendo, perché c'è il parroco di Tredozio che la messa la dice benissimo. E la messa nuova anche meglio di lei. Sì, bisogna portargli via la squadra prima che lo rovini completamente. Però sarebbe meglio per lei, signor sindaco. Così il Borgo Rosso l'anno prossimo lo prende con un boccone di pane. Bravo, e mi piglio la squadra a pezzi con dei giocatori svalorizzati. Ci dovrebbe fare in fretta a togliere la squadra dalle mani di quel pazzo. E lascia che si frighi nel suo brodo. Fra due o tre domeniche al massimo, quello lo cacciano via per ordine di popolo. Te propri ragione, te propri. Mi posso spogliare? Ma che te posso spogliare? Guarda la canna, non pego io, stai a sedere! E zitto! Righella! 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 Dai, dai, ragazzi del Borgo Rosso, dai! Marcate l'avversario, energia, violenza! No, no, soldati! Che fate le belle statuine? Perché non entrate sull'uomo? Attaccatevi per Dio, spezzate il terrore! Subito! Non si è mai visto questo in panchina, mai! Mai! Di chiamare persino dall'arma! Un incidente! E se non è una partita di calcio, è una corrida, ma che? Va bene, basta, ho capito, poi si lamentano se non gli dice cornuto. Nella palla. Lasciala, non innamorarti della palla, cerca di passare in profondità, ma perché temporeggiano, perché non scattano di più? E per Dio dovevi centrare, dai, spogliati che ti faccio entrare, arbitre! Vai, vai! Ecco, ecco il sistema tattico! Hai visto però? Robe da matti! Santini non ha mai segnato neanche dal trughiere! Lo vede cosa succede quando si gioca così? Segnano anche i versini! Dai, passa la palla, vai, azione, scatta in avanti! Due, due, non incollarti la palla, passa! No puedo resistir a uno spettacolo così disgustoso, ma la Lega Calcio mi farà pagare tutto il mio contratto, scusate. Ma là che per un uomo così veder giocare a football in questo modo deve essere veramente uno strazio proprio. Sì, però strazio uno strazio stiamo vincendo. Cosa dici? Quindi voglio di scherzare, contro uno strazio così vincerebbe anche i ragazzini di Donatoro. Sta zitto lì. Voi ragazzi del Borgo Rosso, dategli addosso, spezzategli le gambe! Hanno capito, lo schema funziona, andate all'attacco! Dai! Oh, guarda, Vaccaro, devi sorridere! Stronzo, non fare quella faccia, dai!
E da oggi per ogni vittoria il premio sarà raddoppiato. Non mi ringraziate, sono io che ringrazio voi. Felice notte, ragazzi. Dormite sereni, distendete i vostri nervi, rilasciatevi. E se avete voglia di fottere, fottetevi il pallone. Sognate, sognate soltanto di odiare l'avversario. Chi si estranea dalla lotta è un gran figlio della mignotta. Buonanotte. Zanon, vai, c'è tua moglie che ti aspetta. Vado. Bella, cara. Ciao, amore. Oh, ciao, cara. Oddio, stavate. Oh. Chi va là? Oh, mamma mia, è il presidente, scampo! Vai via, vacca. Chi c'è qui? Sono me, presidente. Ah. Sono la signora Zanon. Ah, brava signora Zanon. Avevo bisogno di parlare con mio marito. Poteva telefonarti, no? Sa, per telefono certe cose non si può dirle. E soprattutto non si possono fare, vero? Signor presidente, mi parlo anche a nome delle altre mogli. Avevamo diritto anche noi di festeggiare la vittoria. Signora, i giocatori a quest'ora devono dormire tra le braccia di Morfeo, Aio, e non tra quelle delle mogli. E fra quelle delle mogli? Ci metta un orsacchiotto. Lei mi prende per un cinico, vero signora? No. Io sono il presidente, come tale devo imporre alla squadra una disciplina di ferro per la gloria dei giocatori, vostri mariti. Ma come uomo, sono pronto a qualunque sacrificio per la pace delle mogli. Me lo aveva detto la signora guardavaccaro, che lei l'asi così gentile e cortese. Solo questo le ha detto? Finalmente una vittoria! Senti come applaudono, imbecilli! Chi brucia, che hanno vinto anche senza il tuo stregone. Se fossimo dei veri sportivi, dovremmo vergognarci tutti di una vittoria come quella di oggi. Perché? Sentiamo Gianni Brera. Prima di tutto, io non sono Gianni Brera. Sono uno sportivo ed un onesto cronista. E poi vi dico che noi dovremmo tutti quanti piangere sulle sorti della nostra squadra abbandonata nelle mani di un maniaco incompetente. Sì, c'è un culo che fa schifo, mai visto! Quanto ha ottenuto? 87 milioni. Ah, bene! A quattro mesi data. La ringrazio sentitamente. Vale, pare. Ossequio a papà. Presenterò. Di Tredazio, 17 milioni. L'ipoteca sui muri della cantina e sui due piani della casa, 21 milioni e mezzo. Bene, ragioniere. Compili lei gli effetti. Io alle 4 ho gli allenamenti. Ci vediamo questa sera a casa. Va bene, professor. Lo sai anche tu, no? Quello lì finisce l'ospizio. Mister, vorrei sapere da lei una cosa. Tutti questi successi si devono attribuire alla fortuna o no? Sicuro, dopo il periodo di Yellow, quando c'ero io, doveva venire il periodo del culo. Sicuro, sicuro. E lui si attribuisce tutti i meriti delle vittorie. E lo ruba a me, ma io prenderò tutto il dinero. Ah!
Avanti. Questo è l'atto di comparizione. Ma il professore non c'è adesso. Lo lascio a lei. Nome? Quintino, ragionier Quintin Braglia. Appena viene il professore riferirà. A tempo 48 ore. Buongiorno. Avete soltanto 5 minuti per pareggiare. Salta l'attacco, vigliacchi! Vittoria Tuparez, potiamo vincere il girone! Mi meraviglio in sommo grado come dei competenti, come dite di essere, possono menar vanto per certi successi estemporanei! Saranno anche temporanei, ma 8 punti in 5 partite sono 8 punti! Ma se in 5 partite avete segnato 6 gol! Avete? Ma che sei, bulgaro? 8 sono, non 6! 6 sono, uno è stato un off goal e l'altro su calcio di rigore! Perché il calcio di rigore l'ha tirato l'arbitro? No, se vogliamo parlare da sportivi dovete riconoscere che i pareggi e le vittorie sono dovuti a una serie di circostanze favorevoli e difficilmente ripetibili. Ma chi se ne frega, l'importante è vincere. Eh no, caro Sarciccia, tu stai pisciando fuori dell'urinale. Con il sistema tattico inventato da quel mentecatto non c'è giocatore che sappia qual è il suo ruolo. È il gioco moderno. Ma non dire castronerie, va là! Ad ogni modo, domenica nel derby contro il Sangiovese vedremo chi ha ragione. Lo vedremo, sì, purtroppo. Domenica sera piangerete lacrime amare. Ma va là... La verità è che il presidente vi ha trattato come tante pezze da piedi. Modà. Voi e quel buffone del vostro stregone. Signora, i miei ragazzi. Benvenuto, saluti. Dammelo piede. Ma l'occhio non mi venga. Le volete sapere l'ultima di quel versipelle? Saladino da bere. Dunque, il padre, che era atto dalla testa ai piedi e che per via dell'infarto gli avevano proibito la carne, lui mangiava le bistecche soltanto 2 volte l'anno, no? Una volta il venerdì santo e un'altra volta il giorno dell'ascensione. Dico, il padre, prima del derby col Sangiovese, ha sempre portato la squadra alla Madonna di Pratobello. E abbiamo sempre vinto. È vero o no? Figlio, cresciuto dentro il Vaticano. Volete sapere dove ha portato la squadra? Al santuario del Monticino. Dalle monache del Poggio. Dai frati cappuccini. Dagli zingari. Nel fosso della morte a fare gli scongiuri. Sportivi. Il vostro tonico è Fernet Branca. Fernet Branca digestimola. Sportivi, entrate nel giro di gancia americano. Gancia americanissimo. Lo so, ragazzi, che voi farete di tutto per portare alla vittoria la nostra gloriosa Borgorosso. E so anche che non avete bisogno di sollecitazioni, diciamo così, economiche, ma... Non vi dispiacerà sapere che in caso di vittoria, qui è pronto per voi un milioncino! Sei vivo, come sono contento! Occhio alla tarantola! All'occhio non me venga! Faranno su furtuenda! All'occhio non me venga! Faranno su furtuenda! Attenzione, attenzione, la partita sta per cominciare. Sono esattamente le 14:58, ora precisa dell'orologio Pulova Acqua. Ricordate che al posto di un uomo che sa quello che vuole, c'è sempre un Pulova, l'orologio dell'era spaziale. Che fai, svelto, scendi e passa al mediano,
Fai il triangolo, continua l'azione lungo la linea, attenta l'avversario. Passa l'ala, ecco, bravo, così fai la discesa. Incollati la palla. Non torni al suo posto, se la consente ai pelle. Sì, signora. Su, Vetto. Sono perfettamente d'accordo. Torni in panchina e un salto più, ha capito? Sto andando. Presidente, non guarda mai! Celestino, sfogliati che entri! Subito, signor Presidente! Vieni qui! Grazie! Mettiti in ginocchio! Chi si estranea dalla lotta? Il mio figlio di una mignotta! Che ti sei messo in testa? Per il sudore! Ma come, devi ancora cominciare già su? Difendi la porta ad ogni costo! Vai! Che fai? Mi spinge, poi mi chiede che fa. Tipo normale, ma difendi la porta ad ogni costo. Fuori, è questo grosso che entra. Speriamo in lui. 22 milioni mi è costato, 150 mila lire al chilo. Bravo, Celestino. Dai, Celestino. Difendi ad ogni costo, Bisonte! Bravo, Celestino! Bastaglia! È un muro col petto! Ma che fa quel deficiente? Para la palla con le mani! Rigore! 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 22 minuti! Calma, pagati! Ma che calma e calma! Lo faccio entrare per difendere e mi fa un rigore! Pallone, via. Eccolo qua, il pallone. Ma, e se è sgonfiato? Cosa muore? Pallone, smetti! Via! Sì, per male, figlio, io ti trovo. Ma l'occhio non mi venga, Tarantro. Ma l'occhio non mi venga, Tarantro. L'arbitro lo fa rimettere! Arbitro, c'è il curnasse! Arbitro, Bermuda, si alza, scrafone! Ma è giusto, presidente, è testa, si è mossa! Ma che testa? Ma che è mossa? Perché si è mossa testa? Arbitro, c'è proprio un brucasse! È una congiura! Con un calma! Una zingara malefica, io te ne trovo, Tarantro! Ossa, ecco la fortuna! Quel bestione, gli dica che lasci la difesa e vado centrattacco, distrugga l'avversaria, vado all'attacco, corri! Celestino! Celestino! Che fai, scemo? Celestino! Vai sotto! Celestino, vai all'attacco, travaggili! Lasci fare, che vado distruzioni! Come qui, vieni in panchina, non senti l'arbitro, quel corvo! Tanto sempre a lutto deve vestire quello! Ecco fatto, presidente! Travaggi l'avversario, passate la palla a Celestino! Avevo ragione io, dimmelo, non è un calo armato! Ma che? Me l'hanno bloccato, fischia contro! Cornuto! O che fa? Mi dispiace, stia più attento! Con lei. Ma che fai? Questione? Che fa lei, arbitro? Lo ammonisce! Fuori, che ha subito un fallo! Io tu Celestino, perché ti scusi? Un perché ti inchini?
Lei lo ammonisce, ma è lui! Zitto, ne è scaduto dal campo, io ho bisogno del quello, capito? Lei non capisce niente di calcio, è la seconda volta che voglio più vedere in campo. Lei sta umiliando un giocatore, sono il presidente Benito Fornaciari. Lei non mi mette le mani addosso, vada via! E io non vengo in campo! Io sono il presidente Benito Fornaciari, mi appello a voi, ma perché dobbiamo sopportare? No! 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 Che fate? Fermi! Siate buoni, siete impazziti, aspettate, ci squalificano, ascoltatemi, fatemi retto amici, ci squalificano, è la fine del Borgo Rosso, vi prego. I fulmini della Liga si abbattono sul Borgo Rosso Football Club. 8 settimane di squalifica dal campo e 1 milione di multa. Risarcimento dei danni a San Giovese per danneggiamenti al pullman che trasportava la squadra. Risarcimento di danni all'arbitro Donzelli che ha perduto anche l'orologio. Vietata la panchina al presidente per 1 anno. Questa è l'unica cosa quello giusta. Sì. La situazione è grave, starei per dire drammatica. E non mi riferisco soltanto alla parte economico-sportiva, o le multe, ai danni, al fatto che gli incassi della squadra, che gioca in campo neutro, non riusciranno neanche a coprire le spese di trasferta. Senza contare il morale dei giocatori. Ma me ne frega assai dei giocatori. Scusi, monsignore. Il professore ha firmato più di 100 milioni di cambiali. Ora, finché le cambiali erano nelle mani delle banche, si poteva rinnovare, ma da quando il commendator Bulgarelli le ha rastrellate quasi tutte, qui o si paga o si falisce. Capisce, monsignore? A questo siamo arrivati con le pazzie di mio figlio. E che cosa propone questo commendatore Bulgarelli? Il commendator Bulgarelli si è dimostrato molto comprensivo
anche per la vecchia amicizia che lo legava al defunto presidente. Beh, questo magari non è vero, perché si sono sempre fatti la forca. Lasci stare i preamboli e venga al sodo. Il commendatore propone una decurtazione del 20% e il rinnovo di tutte le cambiali, se Benito accede alla presidenza. È una ferita con 20 milioni sportaveni cosa? Ma come si permette lei? Non sono cose che mi riguardano. Ma certo, sono cose che non ti riguardano. Siamo in questa casa soltanto da 30 anni. Comandano loro che sono arrivati da 3 giorni. Mi rivolgo a lei, monsignore. Cerchi di convincere mio figlio. E gli dica che se rifiuta, lo faccio interdire. È un complotto. Benito, aprimi, sono io. Monsignor Montanari. E io sono il presidente Fornaciari. Chi si crede di essere lei? Io non accetto imposizioni da nessuno, nemmeno dal Papa. Ma io non voglio importi niente. Voglio soltanto parlarti, due chiacchiere così, trasportivi. No, io non parlo con nessuno. Cerca di ragionare, caro figliolo. Io non sono il suo figliolo. Sono figlio di mio padre. La presidenza del Borgo Rosso io non la cedo! Glielo dica mia madre che se lo metta bene in testa! M'ha tormentato per 30 anni, ora basta! Il Borgo Rosso è mio, 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 mio! Io sono il presidente! Noi avremmo deciso di... Mentre voi state discutendo, fuori si stanno ammazzando! Benito, dove vai? Fermati, Benito! 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 Ci brucia! Ci brucia con un bolumo! Guarda, spada caro! Fermati, vai! Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto, salsiccia? Lasciatemi! Voglio bruciare anch'io! Perché devi andare? Ci hai creduto, Romano? Credi che mi bruciamo? Ma noi ti bruciamo a te se non te ne vai! Avrete il presidente che meritate! Tutti! Mamma, andiamo via. Torniamo a Roma. Oh, ragazzi, eccolo, sta andando via. La nostra è Laura, è stata via, sfatata! Ecco qua, è sfatata! Vai via! Vai non tornare più! Vita. E non tornare più, a casa! È vero che lascia la presidenza del Borgo Rosso? Non solo quella, tutto lascio. Non sentirete mai più parlare di me. Suo padre non si sarebbe mai arreso. Ma suo padre era un uomo che sapeva quello che voleva. Lei non è degno di essere suo figlio. Ma se siete tutti contro di me, tutti! E questo non è vero, signor presidente. Questa mattina, quando abbiamo saputo che lei rinunciava alla presidenza, abbiamo pianto. Non si arrenda, presidente. Difenda il Borgo Rosso. Difenda il Borgo Rosso, 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 rosso. Bianco, neri del Borgo Rosso, rosso, rosso. Signor Elmina, il presidente va via. Non credo. Amici del Consiglio, soci e socie del Borgo Rosso Football Club, un'ora grave batte sul campanile della storia della nostra gloriosa società. Voi tutti siete stati testimoni di quanto è accaduto dopo la dolorosa scomparsa del nostro grande presidente, alla cui memoria vi invito ad osservare un minuto di religioso silenzio.
Non si vede nessuno. Dai, dai. Seduto. Il professor Benito, per la sua incompetenza e i suoi errati sistemi di allenamento, per i suoi cervellottici schemi di gioco, ha portato il Borgo Rosso Football Club in una situazione drammatica. Pertanto, il Consiglio, sia pure a malincuore, ha chiesto ed ottenuto le dimissioni dell'attuale presidente, dottor Benito Fornaciari Valma. Silenzio, il Consiglio, certo di interpretare i voti di tutti i soci, ha offerto la presidenza al nostro sindaco, il commendator Aristide Bulgarelli. Buffone, gargoglia, silenzio, silenzio! Vogliamo l'Edipo, con l'Edipo! Non si va. Amici del Consiglio, soci e socie del Borgo Rosso Football Club, voi tutti conoscete la mia modestia. Bella faccia di chi? Ho esitato lungo prima di accettare la pesante eredità che mi è stata offerta. Non arriva! La presidenza del Borgo Rosso Football Club. Va fuori! Così come ho risanato il bilancio del comune, aumentando le tasse, sì, e vendendo i tuoi porci al comune, dando della vostra generosità, mi adopererò a risanare il bilancio del Borgo Rosso Football Club. Bravo, bravo, bravissimo. Non ci resta che passare alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole alla nomina del commendatore Aristide Bulgarelli a presidente del Borgo Rosso Football Club, alzi la mano. Un momento! Cosa c'è? C'è! Che vorrei parlare anch'io. Credo di averne diritto. Sono socia vitalizia e benemerita. Sì, sì, parli pure, ma sia breve, per favore. Dunque, io volevo dire, se risaliamo alle origini del Borgo Rosso... Per favore, lasci stare i preamboli. Se deve dire qualcosa, sia succinta, capito? Sì, ho capito. E ho capito anche che lei... E qualcun altro? Vorreste che io non parlassi? Ma fallo finire di erbiglia, lascia su te! Eccolo! Voi volete votare? Avete ragione! Finito, sta arrivando, è qui con la Maserati! Raccontacelo un'altra volta! Bene, ho finito! E allora possiamo passare alla votazione. Chi è d'accordo, alzi la mano. Amici, sono io. Permettetemi. Voglio chiedervi scusa per questa mia interruzione. Scusatemi, uomini e donne di Borgo Rosso, per questo mio ritardo all'assemblea straordinaria. E anche a lei, signor sindaco. Mi scusi. Io ero partito e non volevo più tornare. Ma poi ho riflettuto e mi sono detto che forse la mia assenza sarebbe stata da voi interpretata come un atto di diffidenza e di rancore. No, amici, niente di tutto questo. Voi lo sapete. Io ho sempre amato la squadra del Borgo Rosso Football Club con tutto il mio cuore. Evviva il presidente! Evviva! E se ho mancato, amici, è stato per eccesso d'amore. Ed ora, amici miei, prima di dirvi addio per sempre, permettetemi di offrirvi un piccolo dono. E sono certo che lo gradirete da quei grandi ed esperti sportivi che siete. Per giocare con noi e riportare il glorioso Borgo Rosso alle sfolgoranti vittorie, ho fatto tornare dall'America del Sud, vivo, vegeto, in carne ed ossa, Omar Sivori! Grazie al vostro presidente, sono nuovamente in Italia. Felice di giocare davanti a questo pubblico che tanto amo e che è il più generoso del mondo. E da oggi, amici, Omar Sivori
è di proprietà del Borgo Rosso Football Club. E questo, amici, il mio regalo prima di dirvi addio. Addio! Ma che siete, che siete con corno? Questa buffonata me la pagherete cara! E non presentate più in municipio! E non venite più a mangiare a casa mia! E tutti voi! E in galera vi mando! In galera tutti quanti! È la rovina! È la rovina! Grazie! Grazie! Grazie. 21 e 32 botti. 32 botti da 125 quintali l'una. Chiudi l'inventario e procediamo al sigillo delle porte. Medaglione raffigurante Federico Barbarossa. Valore totale, beh, facciamo 40.000 lire. Posso fare pulizia di sopra? Faccia pure, noi continuiamo il pignoramento. Va bene. Gabbia, antica, senza uccello, 30.000 lire. Andate via, è chiusa per fallimento. Vendita giudiziaria, 24 ettari di terreno coltivato a vigna. L'azienda vinicola è fallita, il casale e la terra di Tredotto sono pignorati, il pullman e la Maserati, la casa con tutti i mobili, tutto sequestrato, solo il letto gli è rimasto. Io l'ho sempre detto che era un pazzo, come suo padre del resto. Portate il Borgo Rosso, nero del Borgo Rosso, lascia il questo. Ragazzi, a sedere! L'inserimento del nostro grande campione Omar Sivori garantisce che il Borgo Rosso, contrariamente a quello che fanno tutte le squadre italiane, compresa la nazionale e i campionati del mondo, giocherà per fare i gol e non per farsi fare! Viva i bianconeri! Viva il Borgo Rosso! Viva la Romagna! A sedere! Andiamo, verso la vittoria! Però pare che quel Sivori sia ancora molto forte, un vero castigo di Dio. Non nominare il nome di me in vano, va! Ah, per fottere! Ieri in allenamento ha dato spettacolo, ha segnato 3 reti. Eh sì, è proprio vero. Ora sapete cosa vi dico, che uno spettacolo così non me lo perdo. Benito, aspettami, vengo anch'io! Ieri ho ricevuto un telegramma da un'alta personalità del Vaticano, Monsignor Montanari. Ecco il testo. Ti diseredo, lascio tutto ai ballottini. Non sono più tua madre. Scusate, ragazzi, ho sbagliato il telegramma. Benito! Benito! Ci sono anch'io, sono con te! Te voglio non frizzo. Non con me! Ho i bianconeri del Borgo Rosso! Siamo con te, Benito! Con te! Ehi, Borgo Rosso, Rosso! Ragazzi, ecco il telegramma! Ottenuta benedizione, Santo Padre, tua diretta squadra, punto!
unisco umilmente alla sua benedizione la mia. In assegno vince! Oh, andiamo tutti, brutal, il bubol è sempre il gioco più bel. Faccio il presidente e non mi importa niente. La mia sola vera passione è formare un grande squadron. Il Borgo Rosso sarà sempre più degno del mio papà. Andiamo tutti, burdel, ne farem veder delle belle contro il Borgo Rosso. Se la fanno addosso, se con neve, pioggia, con il sol, tu sei pronto, segna un gol. Con quel gol si deciderà la promozione in Serie A.